Ciao a tutti ragazzi, bentornati in compagnia di NPL Review. Oggi per l'angolo dei video recensioni ospitiamo Need for Speed Hot Pursuit, un titolo da poco introdotto in App Store al costo di 3,99€ e compatibile con tutti gli iDevice Apple. Tappiamo subito sull'icona della Springboard, che è questa qui, e vediamo di cosa si tratta. È l'ennesima dimostrazione di quanto la casa di produzione videoludica tenda a coprire un settore, quello appunto del racing game, che con la sua IP Need for Speed appunto continua sempre a stupirci anche sui dispositivi mobile Apple. Questa è la breve presentazione introduttiva che adesso skippiamo per non tediarvi troppo. Ovviamente ci verrà detto se vogliamo continuare una carriera, noi già siamo andati abbastanza avanti nella stessa per cercare di vedere un po' quali sono le varie sfide legate al titolo in questione. Questa è l'app di gioco che ci troviamo davanti una volta avviata appunto l'applicazione, e è diviso in quattro aree fondamentalmente, e sono aree sbloccabili nella modalità carriera single player in maniera graduale, quindi dovremo portare avanti le prime dove si sbloccheranno le seconde. Se torniamo nel menu di gioco iniziale, che è questo qui, avremo questa sorta di menu qui nella parte inferiore sinistra, dove tramite l'interazione su questa sorta di ruota riusciremo a selezionare la voce corretta che fa il caso nostro, quindi in modalità singola, quindi gioca carriera, la modalità veloce, le opzioni, le statistiche e quant'altro. Noi tappiamo con la modalità carriera, anche se l'abbiamo già ovviamente portata avanti, va bene questa. Andando avanti con la carriera poi sbloccheremo anche i vari livelli del protagonista del titolo, quindi adesso noi, avete visto, siamo agenti. Andando avanti sbloccando tutto il resto saliremo anche di gerarchia militare. Ad esempio vediamo, quindi queste sono le varie aree, vediamo una prima per vedere come si compone il gameplay del titolo, anche se come al solito i Need for Speed sono caratteristici per avere questo gameplay abbastanza flessibile a seconda delle varie esigenze, nel senso che rimane sempre un gioco fondamentalmente legato alle gare automobilistiche, ma in questo caso, a differenza ad esempio di quello che abbiamo potuto vedere in Undercover, saremo nuovamente dalla parte del duro braccio della legge. E dovremmo quindi compiere le varie missioni e cercare di sgominare le varie bande che imperversano sulle strade, e cercando di porre fine quindi a un'ondata criminale che attanaglia la città. Vedete, in questo stage particolare devo riuscire a distruggere quindi questa macchina. Introduzione particolare di Need for Speed, ovviamente rimangono sempre le stesse modalità di guida tramite l'accelerometro e il swipe per quanto riguarda l'attivazione del NOS, sono l'introduzione di queste, diciamo così, peculiarità classiche della polizia, come questa qua che vediamo caratterizzate da queste icone che io ho appena premuto. Questo è un blocco stradale, nel senso io tappando sull'icona in questione posso richiamare un blocco stradale della polizia, vedete, che mi aiuterà ad infliggere danno alla macchina avversaria e gli darà molto più filo da torcere. Ovviamente in questo caso abbiamo, per quanto riguarda questo stage, solo il blocco stradale, in più avremo altre tipologie di aiuti che saranno ad esempio le strisce chiodate che serviranno una volta superato l'avversario per forare le sue ruote, quindi per metterlo ancora più in difficoltà. E ancora, sempre selezionabile tramite l'apposita gola, adesso ne vediamo solo una, ma vi ripeto perché in questo particolare stage quella prevista è solo questa. O ancora, vi dicevo, una sorta di onda d'urto elettromagnetica che causerà lo sbandamento della vettura avversaria. Ovviamente il tutto deve essere fatto entro un lasso di tempo, in questo caso è caratterizzato dall'indicazione qui in alto a sinistra. Adesso io cerco di spiegarvi e nel contempo guidare nel migliore dei modi. Vedete, io adesso ho richiamato il blocco stradale, lo stesso ha distrutto la vettura avversaria e io sono riuscito a superare il livello in questione. Quindi una volta fatto questo avremo la schermata generale dell'indicazione sul performance, quindi il tempo, quanto abbiamo guadagnato e le stelle di successo. Quindi ovviamente più riusciremo a farlo in breve tempo possibile, col minor numero di aiuti e magari nella miglior modalità possibile, e più le stelle aumenteranno. Questa è la gerarchia che vi dicevo, adesso siamo passati da agente di pattuglia. Andando avanti ovviamente riusciremo a
sbloccare quindi tutti quanti i quadri che compongono i vari stage e a salire di gerarchia. Ad esempio, vediamo quest'altra. Vediamo se qui il gameplay cambia. Inseguimento montagne. Come vedete, anche la location cambia abbastanza rispetto a Undercover. Vedete, in questo caso qui ci sono anche l'altra icona riferita alle altre tipologie di aiuti. Questi aiuti saranno sbloccabili andando avanti, diciamo, con il gameplay, e si caricheranno a gameplay iniziato, e una volta che la carica sarà finita, quindi, e tutto il grigio avrà riempito l'apposita icona, saranno utilizzabili. Vedete, in questo caso io adesso, per esempio, il primo si è riempito completamente. Adesso, una volta che se riesco ad avvicinarmi alla macchina, vi faccio vedere che tappando sulla stessa qui si produrrà una sorta di, vedete, di raggio elettromagnetico che farà sbandare l'apertura avversaria. Per quanto riguarda poi l'interazione con la vettura, di solito il freno, tappando, facendo lo swipe verso il basso. Adesso chiamo anche il blocco stradale. Ovviamente bisognerà stare attenti perché questo blocco influirà anche su di me. Qualora non riuscissi a distruggere la macchina entro il tempo, diciamo così, limite impostato, dovrò riniziare il livello. Adesso ho richiamato nuovamente il blocco stradale. Se la stessa impatta, sicuramente vincerò, perché ok, perfetto, perché l'avevo già abbastanza indebolita. Anche qui, quindi, avevo visto un gameplay simile. Adesso sono andato abbastanza a caso nella scelta dello stage. Vediamo qua. Ovviamente vedete che ogni volta che si finirà un determinato stage avremo l'accesso alla maschera degli obiettivi, che saranno sbloccabili, sono degli obiettivi interni in questo caso, sbloccabili a seconda della performance avuta nello stage in questione. Vediamo se riusciamo qui a cambiare un po' tipologia di gameplay per farvi vedere anche quello classico della corsa. Alcune volte ci verrà chiesto, in questo caso, di arrivare per primi sul luogo del delitto, quindi dovremo riuscire a superare i checkpoint, ovviamente, nel minor tempo possibile. In questo caso, vedete, si dovranno eliminare tutte queste macchine, queste tre macchine che vedete qui sulla sinistra. Adesso ho cambiato stage per vedere un'altra tipologia di gameplay. Vedete, qui abbiamo questa barra superiore che indica il progresso che stiamo ottenendo nel livello in questione. Dovremmo qui riuscire a raggiungere tutti i checkpoint in un determinato tempo, che è questo qui nella parte in alto a sinistra, fino alla fine di tutta la gara. Quindi questa è una struttura a checkpoint classica dei giochi di corsa. Arrivata la realizzazione tecnica, anche in questo caso i ragazzi di EA non hanno assolutamente lesinato in qualità e quantità di effetti e animazioni presenti sul titolo stesso. Abbiamo una grafica molto colorata, ben definita, sia a livello di qualità di texture che a livello di animazioni legate alle letture. Abbiamo questi sfondi molto dettagliati e realizzati in maniera veramente ottima, come avveniva anche in Undercover. Quello che cambia un po' qui rispetto al titolo precedentemente menzionato è il feeling con la guida, con le sezioni di guida. Vi spiego meglio. In Undercover c'era uno stile di guida molto più, tra virgolette, immersivo, nel senso lì bisogna stare attenti proprio a tutte, anche alla gestione delle derapate e a tutto quello che
concerne appunto la guidabilità della vettura. In questo caso la cosa è stata leggermente facilitata, nel senso che i controlli rimangono sempre gli stessi, quindi accelerometro e swipe a schermo per quanto riguarda le varie frenate e quant'altro, però per quanto riguarda ad esempio la gestione delle derapate, vediamo che se noi effettuiamo una curva ad alta velocità o comunque molto stretta, che causa appunto il fatto che la macchina si imbarchi in questo caso, però lo stesso sarà riprendibile in maniera molto più semplificata rispetto appunto all'undercover. Lì non c'è la possibilità di riuscire a cavarsela senza una correzione, una corretta, appunto, un corretto aggiustamento del direzionamento della vettura. In questo caso sarà molto difficile, sarà impossibile andare in testa a coda, a meno che appunto non si sbatta violentemente contro qualcosa, ma altrimenti vedete non si riuscirà a andare in testa a coda con la vettura. Quindi è stata leggermente facilitata da questo punto di vista la guidabilità della vettura. Per quanto riguarda il resto, invece, c'è stato, ad esempio, possiamo vedere un netto miglioramento per quanto riguarda gli stage sui quali appunto si tengono le nostre corse. In questo caso c'è un orizzonte di visuale molto ampio, veramente ottimo, anche perché appunto le ambientazioni legate a questo titolo sono diverse rispetto a quelle di Undercover. Però la qualità è sicuramente ottima. Anche il frame rate in questo caso è, come nel caso precedente di Undercover, molto stabile e mai ballerino, nonostante appunto il livello di dettaglio presente a schermo. Gli effetti sonori e la musica di sottofondo sono anche in questo caso un fiore all'occhiello del titolo, molto pompate le musiche e adrenaliniche. Gli effetti sonori veramente adattissimi a titoli in questione, legati ovviamente al gameplay anch'essi, quindi derapate sgommate, impatti con le vetture e in questo caso anche la stessa sirena della mia macchina, della macchina della polizia, che si sente, fa sentire molto appunto l'incedere del gameplay. I controlli anche in questo caso sono simili all'undercover. Faccio sempre questi rimandi perché appunto è uno di quei titoli che già abbiamo recensito con le sue pagine di Empire Review, quindi potete fare anche voi volendo la differenza fra i due. Nonostante quindi questa modifica allo stile di guida della vettura, comunque sono implementati in maniera ottima. Anche in questo caso, probabilmente però legato al gameplay stesso del titolo, non sono presenti i danni alla vettura. Ecco, volevo farvi vedere, l'ultima caratteristica degna di nota è la possibilità di, tramite questo multiplayer locale, di effettuare le sfide, una sorta di sfide con i propri amici. Qui noi di Empire Review ci sentiamo comunque di consigliare assolutamente questo titolo a tutti gli appassionati del genere, tutti quelli che hanno già avuto modo di seguire i vari titoli di Need for Speed presenti sugli iDevice Apple, che hanno avuto modo già di giocare a Undercover e che vogliono godere nuovamente dell'esperienza di guida regalata dai ragazzi di EA con Need for Speed, passando momenti di divertimento sicuramente garantiti dal titolo in questione. Detto questo è tutto per quanto riguarda la videocensione di oggi di Need for Speed Hot Pursuit. Io vi invito a iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste fatto di Empire Review, di visitarci sul nostro blog empirereview.wordpress.com, dove potete vedere e trovare questa e altre recensioni sempre legate al mondo gaming Apple e programmi Apple. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Per Empire Review, Marco Perifi.